Una matata, ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Pollice 89. Siamo tornati qua in un nuovo video, sempre un po' particolare, perché ho visto che diversi di voi mi hanno chiesto: ci fai un video aggiornamento sulle due piantine di avocado? Sì, signori, sono qua, subito un bel pollicione in su. Ho visto che diversi di voi ci hanno provato e alcuni non ci sono riusciti. Oggi vi voglio far vedere che queste piante non sono tutte uguali. Vi ricordate lo scorso video? Questa era molto più piccola, queste ancora dovevano nascere, questa è diventata bellissima. Questo video lo volevo fare fuori al terrazzo, ma oggi purtroppo tira un po' di vento e dato che questi hanno i ruscelli molto molto deboli, avevo paura che si spezzavano, ci tengo tantissimo, quindi non l'ho fatto, lo faccio qui in salone. Vi ricordate questa? Io l'ho piantata dentro l'acqua nel periodo di Covid. Queste piante più o meno hanno un mese e mezzo, due, tre mesi, una cosa del genere. Comunque sono differenziate dalle più recenti alle più vecchie. Questa pianta qua, che sta diventando uno dei miei orgogli come quest'altra, è stata piantata dopo di questa qua. E guardate che differenza, dipende da che seme avete ottenuto, da che fortuna avete ottenuto. Questi qua, tra l'altro, erano due avocado familiari, cioè nel senso che questo era proprio un avocado diverso, infatti come vedete proprio dai semi sono proprio diversi. E guardate, questa, per dirvi, ci avrà un mese e mezzo, questa qua, questa ce n'è due e mezzo, questa è notevolmente più grande di questa, quindi ipoteticamente questa qui ha una forza di crescita, questa molto maggiore, questa qui molto inferiore, quindi diciamo che fra le più forti sono queste due. Questa è appena spuntata, non so, la vedo un po' più forte rispetto a questa qua. Ma quindi cosa significa? Significa che dovete avere pazienza e dovete avere tanta fortuna, d'accordo? Ipoteticamente su due sono stato abbastanza fortunato fino a questo momento, ma non è detto che magari fra 5 anni, 10 anni mi possono fare dei frutti veri e propri, perché poi anche lì c'è il 50%, in realtà il 33% di possibilità che vi faccia un frutto, quindi è un po' difficile. Oggi che cosa volevo fare insieme a voi? Volevo innestare la mia piantina, in realtà me sa anche questa, dentro a un vaso. Che cosa ho fatto? Ho comprato un bel vaso, bello recipiente con un sottovaso, ci andrò a inserire la terra fuori e poi andrò a mettere l'avocado dentro. Questa però è una cosa che faremo tra poco fuori sul terrazzo, o non lo so, vediamo un attimo come riesco a organizzarmi. Mano pizzicate e zanzare, raga, sto a morire. Vado a mettere della terra qui dentro e poi porterò il sacchetto e cercherò di non sporcare, perché Veronica ha pulito oggi. Se dovessi sporcare, Veronica mi ammazza. Dovrei anche scendere giù e prendere una cannuccia da accostare a tutte e due le piante, perché se poi le voglio mettere fuori e mi tira vento, mi si spezzano e io piango lacrime proprio a dirotto. A few moments later. Allora, ho deciso di farlo a casa, dentro al salone, ma perché? Perché fuori tira troppo vento. Io mi sono già preparato delle stecchette, delle canne da bambù, però sono vuote queste, quindi sono molto leggere, ma io prediligerò questa che è un po' più dura. La prima cosa da fare qual è? Dobbiamo riempire questo vaso fino alla riga di terra. Che bravo, mamma mia, neanche te apro così bene. Ok, vado a mettere la terra. Mazza quanto pesa sto coso. Un po' di terra, purtroppo, stanno per terra. Poi puliremo, pulirò, non pulirà, insomma. Vabbè, ci sta, non è che sto a fa apposta, sto su da per far piano, raga. Ricordatevi che la terra va lasciata morbida. Andiamo a sgrumare, ok? E prendiamo il nostro vasetto. Io l'ho dovuto legare perché il peso del tutto non ce la faceva e quindi mi stava cascando, quindi prima che siamo partiti per Sorrento l'ho legato, quindi lo vado a slegare e vado a prendere le radici sempre con ancora più calma, vado a fare un bel buco centrale, in realtà vorrei farlo ancora più buco centrale, ma raga, sembra che c'ho un polipo in mano per quanto si muove. E vado a fare così, praticamente cerco di coprire più possibile
il tutto, ma non è finita, perché svitiamo, che poi diventa quasi una figlia, un figlio questa qua, e dobbiamo aggiungere altra terra. Ok, vedete, già incominciamo a raggiungere un qualcosa che ci piace. Mi raccomando, le radici devono essere morbide, con calma, ripeto, fatelo fuori sul terrazzo, un giardino, fatelo dove pare, ma dato che l'audio è importante, ma in particolar modo anche la salvaguardia delle nostre piantine, se tira vento evitate, cercate un luogo dove per l'appunto non tira vento. Do una schiacciatina, ma proprio misera, ok, e continuo a mettere un pochino di terra. Andiamo a sommergere la sua base e andiamo a premere un pochino, ok, una piccola premutina, e portiamo un po', ok, anche centrale, leggera, leggera, leggera. Prendiamo la nostra stecca e la andiamo a infilare vicino al nostro seme, più possibile tra l'altro, perché ci serve un po', sperando di non aver distrutto troppe radici, perché qualcosa andremo a toccare per forza, ok? E fatto questo, andiamo a rinforzare la nostra piantina. Infatti ho già perso una fogliolina piccolissima, ci sta. Andiamo a rinforzarla, così ci darà modo che lei cresca dritta e al primo soffio di vento non cade. Questo è quello che mi auguro. Dovete lasciarlo un pochino morbido, perché poi comunque la pianta diventerà sempre più grande, almeno si spera, se deve in CCOT. Quindi, che ne so, ogni 3-4 mesi noi andiamo a cambiare e metteremo una stecchetta magari sempre più grande, fin quando sarà abbastanza forte. Fatto questo, andiamo a metterci un pochino di acqua, praticamente per dargli tipo il benvenuto. Io so che si fa così, ovviamente serve per dargli i primi nutrimenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono cacato in mano, devo pulire un po' qua per terra, sto sudando. Adesso la vado a mettere fuori, mi sembra che va bene, però la voglio mettere più in riparo possibile, questa maledetta, perché se no io sono capace anche di mettercene un'altra e fa così, fa un castello. Signori, vi voglio bene, al prossimo appuntamento. Ciao raga, ci vediamo, non lo so fra quanto tempo, ma arriverà un altro video aggiornamento. Ciao ciao.